Buonagana amici e amiche e benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kicco e questo è Valiant Art The Great War. Allora qua mi sa che la lettera, ok, è da prendere. Andiamo avanti perché... Allora, niente, qua ci vuole il berrettino e il completo, quindi... Niente, qua nei video non c'è una cippa, no, non c'è... Non si può prendere più nulla, vabbè, proseguiamo. Nella sacca. Ma voglio controllare tutto perché l'ultima volta ho lasciato andare un po' di cose. Questo che cazzo, vabbè, niente, consegniamo la lettera, non so chi. Ma ha trovato il suo padrone. Beste best! Flux flux! Flette! Ah, perfetto, ok, era lui. Il tipo a cui dobbiamo consegnarla, quindi seguiamo. Dove cazzo ci sta portando? Vediamo un po'. Ah, okay. Ah ok, bisogna andare su. È la Madonna. E poi? Oh perfetto. Ah ok, per... Cosa ho trovato? Allora, piastrina tedesca, modello 1916. Perfetto. Una piastrina dotata di un pezzo asportabile usata per la gestione dei cadaveri. La parte più grossa era quella che rimaneva attaccata al corpo. Questo modello entrò in uso alla fine del 1916. E una l'abbiamo trovata. Gute Mat. Gute Junge. Alter Fritte. Che adesso però ci vuole il... appunto il berrettino. Perfetto, dai che torniamo in versione tedesca. Qua non c'è niente da prendere. Qua neanche niente. Andiamo al piano. Cioè ci si veste praticamente a piani. Ma non si può entrare. Non si può entrare. Ecco che è. Aspettate, ma che cacchio, è la chiave qua, ma non ci credo che bisogna, cioè ma nessuno viene a darci una mano ad aprire quella porta. E cioè, vabbè, dobbiamo fare tutto. Tutto noi dobbiamo fare. Aspetta un attimo, qua il cane non serve a una certa. Cosa? Deve essere una bandiera, cioè un'altra bandiera. Ah ok, là, allora, Gazette Ardenne. Ah ecco, ci dà questa, la Gazzetta di Ardenne. La Gazzetta di Ardenne era un quotidiano pubblicato in Belgio e distribuito nella zona occupata dai tedeschi. Si trattava di un foglio di propaganda tedesca scritto in francese per informare la popolazione delle zone occupate, i prigionieri di guerra, delle gloriose imprese delle forze alleate con l'Austria e Ungheria. Ho capito. Lasciamo perdere la mela, va. Probabilmente bisogna... Walt! Hey, Walt! Ma questo non si degna neanche... Aspetta un attimo che proviamo a tirargli una mela.
suonare la campanellina, far cadere e dire al cane di riprenderla. Bella, bella lì, vieni qua con la chiavettina. Andiamo. Dammi la chiave, bella. Allora, beh, sapete che in questo gioco c'ho sempre enigmi abbastanza arzigogolati. Eccolo qua. Ma si può, ma scusate, che ogni cosa è in un posto diverso. Ma che è sta roba? Ah, la bandiera è. Guardate qua cosa c'è. Allora, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Oh, andiamo a tirare sul bandierone, ma magari. Magari succede qualcosa. 1870. Allora, aspettate. Aspettate un attimo. Guarda che... Guarda. Allora, il primo mi indica l'8. Il secondo, mi diceva che quel mitte sia un 1. E Vas, la S, è un 5. Quindi 8-1-5. Minchia, ragazzi, ma... Certo che uno deve starci su sul pezzo. Vediamo, 8-1-5. 8-1. Non ce l'avrei mai fatta. E vai! Sì. E vai! Sì, abbiamo trovato anche un'altra cosa, baionetta francese spezzata. Ok, leggete voi, fate voi. Ok, andiamo. Ale, proprio allegria palate. Mamma mia. Cazzi. Dentro. Ma no, ma perché deve sempre morire qualcuno? Ma che palle. Vabbè, dai, nonno. Non so che cazzo dirti. Lo tiriamo. Si può tirare fuori? Non c'è un cazzo da fare. Sta lì sepolto. E basta. Scappiamo come non abbiamo mai fatto. Cazzo, bisogna fare qua la corsa a ostacoli. Però lì non possiamo andare. Vediamo di... Guarda, nell'angolo non c'è un... No, non c'è nulla. Ma c'è qualcosa. Attenzione. Fiaschetta. La fiaschetta si poteva facilmente nascondere in tasca. O della giacca, in genere continuare il cuore molto forte. Scusate se non leggo molto, ragazzi, ma... Ah, ok, qua bisogna usare cane. Vai, cane. Cane, ci sei? Cane. Che bisogna fare qua? Magari bisogna... Eh.
appendere a questo gancio e tirar su. No, che cazzo, devo aver dimenticato qualcosa, minchia. Walt, bleibst du, Walt? Na geh, Walt, up, na los, auf, Walt, auf geht's. Ma che cazzo, no, beh, certo, non possiamo mandarla il cane a prendere. No, vai là. Sì, vabbè, ma allora che sfiga. What? No, vabbè, allora anche qui ma non è che... Aspetta, però questa roba qua si muove. Se ci andiamo, se la spostiamo. Ah, cazzo. Ma che cazzo? Sì, vabbè. Vabbè. Vai cane. Bella lì. Grande, vai. Ci mascheriamo. Ok, gliel'ha messa al cane, ma non perché al cane, per mandarlo adesso in missione. Grande il mio cane, grande il mio cane, anche per me. Bella lì, sai che andiamo. Buono, l'abbiamo completato stavolta col Prode Carl, il metodo tedesco rinforzato. Ovviamente, pur essendo rinforzato, l'hanno seccato con i gas, come leggete dalla descrizione dell'elmettino. Stiamo sfuggendo? Mi sa che il capitolo è finito. Sì, mentre okay. Carl stava finalmente per tornare a casa, Freddy si univa alle truppe canadesi di stanza a Vimy. Ah, grande Freddy! Freddy Krueger! Altro bordello, ovviamente. 9 aprile 1917. Nei cieli di Vimy, George, il pilota inglese, segnalava le postazioni tedesche all'artiglieria. Quel giorno le truppe canadesi guidarono l'assalto. Perfetto, noi lo guideremo l'assalto, ma la prossima volta. Quindi ci fermiamo qui a Vimy nel 1917. Quindi restate come sempre sintonizzati e a Wanna Gana! Bella lì, oh. Ma che cazzo, e allora... No, aspetta, la bottiglia magari...